Buongiorno, io mi chiamo Francesco Lecis, sono dottore in scienze naturali e mi sono occupato della parte relativa alla valutazione di incidenza. Per la cronaca, la valutazione di incidenza è una particolare procedura ai sensi del DPR 120 del 2003 che si attua, che viene attuata, viene applicata a qualsiasi sito di importanza comunitaria o zona di protezione speciale, ossia aree afferenti alla rete Natura 2000 che fanno parte di un progetto comunitario per la tutela dell'ambiente della comunità europea. In questo particolare contesto in cui che vi è stato descritto dal dottor Grosso, queste che vedete sono l'ubicazione dei tre pozzi, l'area rossa è l'area di concessione e l'area di permesso, e i tre punti blu sono i tre pozzi. Stavo parlando delle aree afferenti al progetto Natura 2000 e sono il SIC, il cui codice è questo che vedete, denominato Serra Istres Portus, e la ZPS, la zona di protezione speciale, che è l'isola di Sant'Antiocolo e Caposfera. Nella pratica, questa rossa è il SIC e quella blu è la ZPS. Sì, sono anche visibili nel SIC i tre puntini in blu che corrispondono all'ubicazione dei tre pozzi, e invece nella cartina a destra, quella celeste della ZPS, i puntini sono in rosso. Per la cronaca, queste sono le due carte ufficiali presenti nel sito del Ministero dell'Ambiente, nel sito della Regione, nel sito della Comunità Europea. Sono state adattate. E questa invece è la sovrapposizione tra il SIC e la ZPS. Allora, per chi non fosse addentro alla materia, ricordiamo che i siti, li chiamerò genericamente siti, sono stati individuati in seguito alla presenza di tutta una serie di elementi di particolare importanza ambientale. Questi elementi possono essere habitat, possono essere specie faunistiche, floristiche, e in questo caso noi individuiamo i siti di importanza comunitaria, mentre invece possono essere caratterizzati da habitat o da una particolare concentrazione di specie animali, e allora in questo caso soprattutto uccelli, specie animali soprattutto uccelli, e in questo caso abbiamo le ZPS. Per cui ognuno di questi due siti è caratterizzato da sorta di documento di identità che si chiama formulario Natura 2000, di cui io in questo caso ho riportato, diciamo, le parti che solitamente sono più la parte che solitamente è più importante e caratterizzante del sito, che sono gli habitat. Ogni habitat è individuato da un codice, che è quello che vedete all'estrema sinistra, e ognuno di quei codici corrisponde a una descrizione di un determinato habitat. Poi le lettere che vedete servono a quantificare e qualificare il tipo di habitat. In particolar modo, qua vedete in grassetto
2 habitat, l'11-20 e il 62-20, che vengono definiti habitat prioritari. Gli habitat prioritari più degli altri habitat sono quelli all'interno del quale qualsiasi intervento deve essere limitato al massimo o in determinati casi anche escluso totalmente, per cui secondo la tipologia di intervento non si può realmente operare se non a fini di pubblica utilità. Per quanto riguarda il SIC abbiamo questi 5 habitat, di cui poi potete anche leggere tranquillamente la definizione. Se volete lo facciamo anche insieme. Il primo sono arbusteti termomediterranei e desertici, il mattor adolescenti di Ginepro, i Uniferus, l'11-20 che sono le praterie di Posidonia, chiaramente queste sono collocate in mare, per cui esiste anche una mappatura della Posidonia, però comunque sono in mare e non sono interessate dall'intervento. Il 62-20 che sono appunto i percorsi substeppici di graminacee e piante annue, e poi il 12-40 che invece sono le scogliere con vegetazione dell'ecosistema mediterraneo con limonio. Apro una piccola parentesi: qualche anno fa, sempre per una questione legata alle normative europee, sia i SIC che le ZPS, ma soprattutto inizialmente i SIC, dovevano dotarsi del piano di gestione. Il piano di gestione è una sorta di, chiamiamolo tra virgolette, piano di urbanistico di queste aree. In realtà non è un piano urbanistico inteso come si intende il piano urbanistico, è un piano all'interno del quale vengono individuate tutta una serie di elementi legati alla caratterizzazione del territorio dal punto di vista vegetazionale, dal punto di vista floristico, dal punto di vista faunistico, dal punto di vista di quelli che sono gli elementi legati al piano vero e proprio urbanistico del comune all'interno del territorio comunale all'interno del quale ricadono. È un piano dove vengono individuate tutte i limiti e i pericoli di quel territorio e tutta un'altra serie di elementi. Il comune di Sant'Antioco si è dotato di questo piano di gestione, infatti nella relazione dello studio di impatto ambientale noi abbiamo anche consultato lo studio, il piano di gestione del SIC per vedere se venivano indicate delle situazioni di rischio o pericolo in quella particolare area. Nella fattispecie gli elementi che sono emessi dallo studio del piano di gestione erano più legati a pericoli legati a alcune specie faunistiche, peraltro specie di uccelli, per cui ai siti di nidificazione e ai siti di riproduzione, ma essendo la maggior parte degli uccelli citati nell'area uccelli marini, per cui oppure rapaci, che in quella specie, in quella specifica area comunque non sono presenti, per cui da questo punto di vista non abbiamo rilevato nessun tipo di pericolo a queste specie. Esiste un piano di gestione del SIC, non esiste il piano di gestione della ZPS. Credo che ultimamente, forse la regione Sardegna ha bandito, l'assessorato all'ambiente ha bandito i finanziamenti per realizzare i piani di gestione delle ZPS, per cui sulla zona di protezione speciale noi abbiamo avuto la possibilità di consultare solo la carta d'identità, come vi ho detto prima, della ZPS, che è caratterizzata da questi habitat che voi vedete.
immagini che avete visto prima, dove c'era la sovrapposizione tra le due ali, ve l'ho fatto vedere perché? Per indicare una cosa, cioè che questi habitat, chiaramente, per quanto riguarda quelli coincidenti, ci sono dei numeri, dei codici che sono uguali, chiaramente gli habitat della ZPS coincidono con gli habitat del SIC nel punto in cui c'è sovrapposizione della, delle due aree, per cui non aveva senso studiare gli stessi habitat per due aree diverse, sono stati studiati quelli del SIC e contestualmente abbiamo studiato anche quelli della ZPS. Il risultato di tale analisi è la carta degli habitat. Allora, in rosso abbiamo la zona di concessione, in giallo abbiamo la ZPS e in colore intermedio è il SIC. Il risultato è questa carta, appunto, dove potete individuare i singoli habitat. In più abbiamo un'unità in più, che sono le aree agricole, i coltivi e rimboschimenti, che non rientrano in nessun tipo di habitat per ovvi motivi, perché sono aree agricole, e anche i rimboschimenti sono molto specifici, non sono individuati in nessun tipo di tipologia vegetazionale. Il passaggio successivo nello studio di incidenza, l'individuazione e la caratterizzazione dell'area SIC e del TPS e l'analisi della vegetazione. Anche per lo studio della vegetazione solitamente si fa un lavoro di ricerca di base. E ricerca di base in campo della vegetazione da noi in Sardegna è una pubblicazione assai completa, anche se datata, ma ripeto, è la base dello studio della vegetazione in Sardegna, che si chiama la fitoclimatologia della Sardegna di Arrigoni, il quale, prendendo in esame i dati climatici termopluviometrici di un arco di anni molto ampio, fa sì che il territorio studiato possa essere indicato come, dal punto di vista vegetazionale, come il climax di un territorio con termosclerofilo, delle foreste miste di sclerofile e delle macchie nucleare, in particolare dell'orizzonte delle boscaglie e delle macchie litorali. Per tradurre questa definizione in senso pratico, voi che siete di Sant'Antioco riconoscete benissimo quelle fasce di vegetazione dove è abbondante e presente il ginepro, e soprattutto in formazioni naturali prive di disturbo antropico. Per prive di disturbo antropico io intendo dire senza che ci sia passato il fuoco, senza che ci sia stato il taglio, senza che ci sia stato il pascolo. Nell'area indagata di Coquadus esiste una piccola porzione di questa collina, di questa montagnola, con questa formazione vegetazionale, mentre invece per il resto non è presente, per via di qualche incendio che c'è stato negli anni passati. Ci sono delle aree agricole e c'è anche una cava nel versante occidentale della collina. Per cui in realtà
rispetto a come doveva essere in assenza di disturbo all'aria, solo in piccola parte mantiene questa caratteristica di foresta mista di sclerofille e di macchie costiere. In ogni caso, le unità cartografiche che noi siamo andati a individuare sono appunto quella della Boscaglia Litoranea a Ginepro Fenicio. Adesso in realtà Ginepro non si chiama più Fenicio, si chiama Ginepro Turbinata. Poi abbiamo una vegetazione psammofila e rupicola costiera. La vegetazione psammofila è quella presente nelle sabbie, quella rupicola costiera lì esiste un tratto sabbioso di costa e un tratto roccioso. Quella rupicola è quella che cresce lungo le rocce e lungo la costa rocciosa, che sono anche le due unità definite a naturalità alta, cioè in buono stato, non in buono stato di conservazione, formazioni vegetali prive di naturali. Poi abbiamo queste altre due formazioni individuato, che sono la tipica macchia mediterranea, che in genere esce fuori una volta che viene tagliato il ginepro, una volta che si taglia il ginepro, una volta che c'è un po' più di suolo, una volta che ci passa il fuoco, le prime specie che tendono a ripartire sono il cisto, sono il lentisco, sono il mirto, sono il corbezzo. Però se è passato il fuoco, il ginepro difficilmente ricresce e si forma la macchia mediterranea, che in alcuni punti in cui il substrato è molto substrato pedologico, per cui il suolo è molto stretto o totalmente assente, per cui c'è la roccia fionante, dà origine a questa ulteriore unità vegetazionale, che è una macchia bilanata dove affiora la roccia, dove si forma un po' di vegetazione, soprattutto a cespuglietti, che io comunque ho indicato come roccia affiorante e pascoli corti. Infine abbiamo i boschi artificiali, che sono per la maggior parte, io ho visto almeno nell'area, ho visto, c'è una pineta ridosso della strada, in qualche altro punto ci sono anche più andando più avanti, c'è un eucalipto tetto, ma insomma sono piccole estensioni. Infine abbiamo la naturalità debole, che è quella legata alla presenza di seminativi o pascoli, come infine, sempre dal punto di vista vegetazionale, la naturalità nulla, e sono solitamente le aree antropizzate, dove sono presenti magari giardini privati con presenza di specie allottone, ossia non afferenti alla classica macchia mediterranea, così come palme, mimose e via di seguito. Il risultato di questa analisi vegetazionale è, vedete i puntini rossi, la collocazione, la scelta anche della collocazione dei pozzi in aree, in questo caso abbiamo il pozzo 2-3, giusto? Il numero 2 è posizionato nel terreno agricolo, il numero 3, adesso poi vedremo meglio la definizione, è stato posizionato in questo punto dove intanto per arrivare vedete che presenta una piccola un sentiero, e poi soprattutto qui la vegetazione era mancante.
cortex, per cui l'indicazione è stata di, se possibile, di utilizzare quell'area. Il confronto con i geologi è stato positivo, per cui questo è il pozzo 2 e 3 e questo invece è il pozzo 1, che è dalla parte opposta. Stavamo parlando prima delle macchie costiere, questa, lo vedete anche dal colore più scuro, è quella che doveva essere, in assenza di disturbo, la tipica formazione vegetale di quell'area, mentre invece qui dove è più diradata è evidente il passaggio del fuoco in anni passati. E questa è la casa della vegetazione che abbiamo, che vi ho appena descritto con le varie unità cartografiche. Anche in questo caso sono stati messi in evidenza i pozzi, la presenza dei pozzi 2 e 3. Pozzo 1. In pratica lo studio di incidenza termina con l'analisi degli elementi più importanti, che sono appunto gli habitat, la vegetazione, la flora e la fauna. Tenete presente che chiaramente lo studio di incidenza è stato anche improntato in base alla tipologia di opera da eseguire. Se si fosse trattato di realizzare una strada, se si fosse trattato di realizzare qualsiasi altra cosa più invasiva, chiaramente si sarebbe andati anche in alcuni dettagli in più. Per esempio, non abbiamo preso in considerazione la flora per il semplice motivo che le specie citate nella carta d'identità del SIC sono tutte specie che crescono lungo la fascia costiera rocciosa, per cui dovendo fare dei pozzi lontano dalla fascia costiera rocciosa non aveva senso approfondire l'aspetto legato alle specie presenti lungo la costa. Lo stesso discorso vale per la fauna, nel senso che nello studio di incidenza è stato analizzato, in realtà qua non è stato presentato perché dobbiamo fare tre buchi in terra, e tre buchi in terra nell'arco di massimo 2 mesi, abbiamo detto, non comportano nessun tipo di problema dal punto di vista faunistico. Peraltro nelle misure di mitigazione indicate da me, al limite ho suggerito di evitare di realizzare queste cose in periodi che potrebbero essere sensibili dal punto di vista riproduttivo, per esempio della pernice sarda, che qui nell'isola di Sant'Antioco è anche abbastanza abbondante, ne ho avuto modo di verificarlo anche durante i sopralluoghi, che potrebbe essere il rumore di mezzi così. Allora, per evitare qualsiasi tipo di problema, l'indicazione è di evitare periodi legati a mezzo tra marzo, diciamo, e maggio. Peraltro, ripeto, essendo delle operazioni abbastanza veloci, noi ci siamo presi il massimo di 2 mesi, però giusto per scongiurare qualsiasi tipo di eventuale problematica, però meglio affondare in questi casi. L'ecosistema è una parte di studio ambientale che non è inserito nello studio di incidenza, ma è inserito nello studio di impatto ambientale, per cui abbiamo analizzato anche il concetto di, abbiamo fatto l'analisi ecosistemica, per giunta chi ha qualche nozione, insomma, ambientale, sa che l'ecosistema, cioè parlare di ecosistema in contesti così piccoli non è che abbia molto senso, perché in realtà anche stiamo parlando di concetti che riguardano grandi superfici di territorio e una complessità territoriale e ambientale molto marcata, però siccome comunque
richiesta dello studio di impatto ambientale, l'abbiamo fatta individuando in delle macro voci che sono, intanto stiamo operando in un ecosistema costiero e questo è una cosa evidente. Ogni come ecosistema costiero è fatto da dei livelli inferiori, per cui abbiamo gli ecosistemi naturali all'interno del quale ci sono degli ecotoni che sono delle unità ancora più piccole. In questo caso abbiamo individuato l'ecotono delle spiagge e delle coste rocciose. Negli ecosistemi seminaturali abbiamo individuato gli ecotopi della macchia mediterranea, l'ecotopo della macchia rara delle aree rocciose dei pascoli incolti, l'ecotopo dei boschi di conifere e poi ecosistemi produttivi che sono gli agroecosistemi e infine gli ecosistemi urbani che sono le aree antropizzate. Abbiamo anche realizzato la carta dell'ecosistema. A conclusione di tutto questo, di questa analisi ambientale, il mio parere è stato che la realizzazione di questi tre buchi, tre pozzi, non siano assolutamente degli interventi invasivi, estensivi e tali da creare dei danni anche solo momentanei al contesto ambientale studiato. Le uniche indicazioni, ripeto, che sono state indicate hanno riguardato l'attenzione alla realizzazione delle piazzole dell'area di servizio, la pulizia delle aree una volta finito l'intervento, sia che i pozzi siano produttivi che non produttivi, evitare la dispersione di quelli che possono essere materiali solitamente utilizzati per fare operazioni del genere, e nel caso fossero dovuti intervenire su qualche su della vegetazione e prevedere il ripristino ambientale nel momento in cui successivamente alla fine dell'opera appunto si fosse dovuto prevedere il ripristino ambientale. Ripasso la parola al dottor Grosso. Tutto lo studio comunque ha evidenziato dei bassissimi impatti sull'ambiente, quasi nulli, e solo riferiti al periodo di operatività. Inoltre abbiamo, sarà nostra cura eseguire il monitoraggio nell'ambito dei 2 mesi e poi chiaramente successivi nelle varie ipotesi che si verranno a creare sulla produttività uno dei pozzi, e il monitoraggio sarà essenzialmente legato ai mezzi, perché tutte le componenti ambientali che potrebbero essere interessate, come l'atmosfera della polverosità o dalle emissioni dei mezzi, noi cercheremo in tutti i modi di evitare sia la polverosità che emissioni nocive dell'ambiente. Per quanto riguarda chiaramente i mezzi meccanici sono rumorosi, siamo a livello di trattori, perciò nell'ipotesi che il contadino aria il terreno, la nostra macchina fa più o meno lo stesso rumore, e verificheremo comunque anche in quel caso che i rumori siano sotto le soglie consentite dalla legge. Detto questo, il resto più o meno è noto, le conclusioni sono già tutte perché sono state pubblicate sui giornali. Noi cercheremo, eseguendo questa ricerca, di creare il meno danno possibile all'ambiente e agli abitanti di San Marino.